Benvenuti ad un nuovo video di manutenzione di GCN Italia. Oggi vedremo come trasformare una ruota con copertoncino e camera d'aria in una ruota tubeless. Partiamo dall'occorrente. Allora, prima di tutto ovviamente uno pneumatico tubeless ready, quindi adatto a questo tipo di montaggio. Poi ci serve un kit per trasformare la nostra ruota da ruota per copertoncino a ruota tubeless. Si possono comprare anche separatamente i componenti, però un kit di questo tipo facilita le cose. Al suo interno c'è il tape per isolare essenzialmente la ruota, due valvole specifiche per tubeless e i sigillanti ovviamente. Poi in assenza di un compressore ci serve una pompa un po' speciale. Deve avere un serbatoio per incamerare l'aria in modo da poter rilasciare tutta insieme per tallonare più facilmente lo pneumatico sulla ruota. Poi per agevolare il lavoro uno scollante, che può essere uno scollante specifico per vari tipi di colle, ma anche dell'alcol isopropilico o il disc brake cleaner che praticamente toglie tutto, grasso, colla, qualsiasi cosa. Del sapone liquido per facilitare il tallonamento, un set di leve per togliere il copertoncino dalla vecchia ruota, uno strumentino per svitare la valvola dal portavalvola, è già incluso in questo kit, ma volendo questo rende le cose un pochino più semplici, un paio di forbici e dei punteruoli che vedremo dopo cosa servono. Potrebbe andare bene anche un cacciavite molto piccolo. Si inizia preparando la ruota, quindi prima di tutto togliamola dalla bici, rimuoviamo copertoncino e camera d'aria. Questa è già una ruota tubeless ready, infatti non ha un paranipples normale che serve soltanto a riparare la camera d'aria dai fori che ci sono per i raggi, ma è un vero e proprio tape sigillante. Però visto che non l'ho mai usata come tubeless, ho paura che perda questo tape, lo toglierò e andrò a rimettere quello nuovo di Makoff. Come vedete c'è questo adesivo nero che è il punto in cui il tape è stato tagliato, quindi partiamo rimuovendo questo adesivo e poi togliamo tutto il tape. Dopo aver tolto tutto il tape o il paranipples abbiamo una superficie che in teoria è già abbastanza pulita. Se ci fosse però dei residui di colla o del grasso, qualsiasi cosa che possa ridurre l'aderenza del nuovo tape, è meglio dare una bella passata di scollante o di brake cleaner disc, come in questo caso. Andiamo a pulire bene tutto in modo da far agire meglio poi l'adesivo del tape. Ok, ora la superficie è veramente pulita, lasciamo un attimo la ruota ad asciugare in modo che evapori tutto il brake cleaner e andiamo ad aprire il nostro kit. Allora, abbiamo due sigillanti, uno per ruota con la scala graduata dietro per vedere quanto ne mettiamo. Qui è riportato anche quanto liquido sigillante va messo in base alla dimensione degli pneumatici. Poi abbiamo le valvole. Queste sono da 60 mm, ce ne sono di varie altezze in base alla misura dei vostri cerchi. Scegliete delle valvole che siano ovviamente più lunghe dell'altezza del cerchio, se no non avanzeranno fuori. Abbiamo, oltre alle valvole, anche dei gommini che possono essere scelti in base al tipo di superficie che ha l'interno del nostro cerchio. È importantissimo che il gommino appoggi perfettamente sull'interno del cerchio, evitando così delle perdite d'aria. Infine abbiamo il tape e anche degli adesivi da mettere sul punto di giunzione del tape, dove lo tagliamo per evitare che si possa alzare, per bloccare bene tutto. Prima di andare a mettere il tape, controlliamo quale gommino funziona meglio per il nostro cerchio. Qui ce n'è già montato uno, che a vedere così sembra andare già bene, aderisce bene sul cerchio. Qui ce ne sono altri due, uno piatto per cerchi magari più larghi, che sicuramente non va bene, e un altro tondo, un pochino più grande, che però non va a combaciare bene sul profilo del cerchio. Quindi alla fine migliore è quello che era già montato sulla valvola. È importante che scegliate il gommino più adatto, perché di solito quando una gomma montata tubeless perde, la maggior parte dei casi perde proprio nella zona della camera d'aria. Quindi cerchiamo di trovare il gommino che aderisce meglio al cerchio. Ok, ora andiamo a mettere il tape. Partiamo da un punto lontano dalla zona della valvola.
lo applichiamo e andiamo a premere bene tirando. Ovviamente quando arriviamo in prossimità del punto di partenza non fermiamoci qui, andiamo avanti ancora almeno un 20 cm in modo da bloccare bene il punto di congiunzione. Se è la prima volta che fate questo lavoro non siete sicuri di mettere bene il tempo, potete fare anche due giri completi, non è un problema. Per evitare che il tè possa salire, anche se poi andremo a metterci un adesivo, conviene tagliarlo a 45 gradi, più o meno. E andare a posizionare anche l'ultima parte. Perfetto. Ora sul punto di congiunzione, come abbiamo detto prima, ci mettiamo un bel adesivo che blocca tutto. Ora bisogna fare il buchino nel tape per far passare la valvola. Qualcuno fa una piccola X, ma secondo me non è il modo migliore perché potrebbe allargarsi questo taglio e poi dopo creare un'infiltrazione d'aria. La cosa migliore secondo me è fare un buchino veramente piccolo, con un punteruolo o con un piccolo cacciavite, e poi far sì che la valvola spingendolo allarghi. Ora inseriamo la valvola delicatamente, cercando di allargare questo buco senza strappare il tape. E andiamo a posizionare il dado con l'O-ring all'interno che tiene in pressione la valvola contro il cerchio. Ora ovviamente andiamo a montare lo pneumatico e facciamo anche una prova di tenuta a secco prima di mettere il sigillante, in modo da far tallonare bene lo pneumatico sul cerchio e vedere che non ci siano perdite. Primo lato andato, mettiamo il secondo lato, mi raccomando controlliamo il senso di rotazione dello pneumatico. Se fa fatica a salire è perché lo pneumatico non è all'interno della canalina del cerchio, quindi stringiamolo tutto in modo che vada all'interno. Così dovrebbe venire più facile. Adesso, visto che è uno pneumatico nuovo, anche abbastanza duro, un pneumatico invernale, per farlo tallonare più facilmente conviene mettere un po' di sapone tra la spalla e il bordino del cerchio, in modo che vada più facilmente a tallonare il cerchio. Questo qui è un sapone al tè verde, ma penso che anche al tè nero possa andare bene. Qualsiasi sapone va bene, basta che scivoli. Prima da un lato, poi anche dall'altro. Bene, ora che è bella insaponata, andiamo a caricare il serbatoio della pompa per andare a tallonare lo pneumatico. Qui ci sono due modalità di funzionamento, così la pompa è aperta e bypassa il serbatoio, così invece la pompa è chiusa e manda tutta l'aria nel serbatoio e non esce aria da qui, che è quello che ci serve a noi adesso. Quindi andiamo a pompare riempiendo bene il serbatoio, tiriamolo su almeno 8-9 atmosfere, deve dare una bella botta. In alternativa, chi non ha una pompa di questo tipo e non ha nemmeno un compressore potrebbe voler usare i serbatoietti di CO2, che anche loro danno una bella spinta subito e possono aiutare a tallonare. Mettiamo la valvola, inseriamo la nostra pompa, mettiamola bene in fondo, chiudiamola in modo che non perda aria e ora siamo pronti. Quando gireremo questo si gonfierà di colpo. 3, 2, 1... Sentito? Questo è il tallonamento. Ok, il sapone ci aiuta anche a vedere che sono un pochino di perdite qui, però quando andremo a mettere il liquido sigillante verrà sigillato tutto e non uscirà più niente. Ora che lo pneumatico è tallonato dobbiamo andare a togliere la valvola dal portavalvola per inserire il liquido sigillante. Per questa operazione possiamo usare uno strumento apposito come questo di Park Tool, oppure ho visto che nel kit di Makoff c'è questo che è un coprivalvola che ha già al suo interno uno strumentino per rimuovere la valvola, quindi useremo il suo. Sul retro del sigillante c'è scritto quanto dovremo metterne, qui dice da 30 a 45 ml per una gomma da strada, pensate che una gomma da downhill va da 120 a 140 ml.
Quindi qui c'è una scala graduata, semplicemente andiamo a mettere il liquido. L'ho messo soltanto 45 ml, il massimo per le luci da strada. Questa è una confezione da 140 e ne abbiamo due, quindi c'è tempo anche per metterle poi in futuro quando dovremo andare a fare manutenzione, perché il liquido sigillante va rimesso ogni 6-7 mesi, poi in base a quanto tempo usiamo la bicicletta. Ok, andiamo a rimontare la valvola. Il bello di questo chiudivalvola è che è anche un coprivalvola, quindi una volta montata diventa il coprivalvola che possiamo poi portare indietro quando siamo in allenamento per smontare la valvola se serve. Ok, ora prima di gonfiarla per l'ultima volta preferisco metterla sulla bicicletta, farla girare per un po' in modo che il liquido si distribuisca bene dappertutto e poi andremo a gonfiarla evitando così possibili perdite. Una volta gonfiata la gomma, non preoccupatevi se ci sono delle piccole perdite, come in questo caso si possono vedere qui il colore rosa. Questo perché questo cerchio è stato un pochino rovinato, il bordino interno non è più così preciso come quando era nuovo, quindi ci sono delle piccole imperfezioni dove passa l'aria, però il sigillante sta lavorando e bloccherà tutte queste imperfezioni. Se anche avendo lasciato riposare la ruota una notte, andando poi a rigonfiarla, vediamo che comunque perde ancora aria, si può provare a usare un sigillante più potente. Questo di Makoff ha una buona tenuta, però è un sigillante che ha le sue caratteristiche, la possibilità di essere lavato facilmente, quindi non si incolla la bicicletta, le gambe o tutto gli altri posti se abbiamo una foratura. Però esistono sigillanti più difficili da rimuovere, ma che hanno anche una tenuta un pochino superiore. Anche per questo video vi chiediamo di rispondere al sondaggio sull'app di GCN, vi chiediamo: utilizzate già pneumatici tubeless per la bici da corsa? Sì, assolutamente, no, meglio copertoncini, no, ma ho intenzione di passare tubeless prossimamente. Come sempre, se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettete un bel like, commentate qui sotto e condividetelo con i vostri amici. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!